Adesso sì, giusto. Allora, Ari, buongiorno. Grazie per essere presenti imperterriti dopo 7 incontri. Per me è stata una gioia, un'occasione di crescita, un po' di fatica nel mio gruppo l'abbiamo sperimentata. E abbiamo, io personalmente ho intrattenuto relazioni con i docenti che sono venuti, che avete conosciuto e con i quali ho fatto amicizia. Ci siamo in qualche modo approfonditi nella conoscenza, ci scambiamo notizie, informazioni, cerchiamo di mantenere i contatti, soprattutto con loro che poi sono sull'argomento persone di un certo spessore, di un certo riferimento, anche a livello nazionale. Parliamo, adesso vi faccio un elenco un po' veloce di quello che abbiamo fatto in questo corso, perché la giornata di oggi, adesso vi presento Don Antonio Martello, è una giornata che deve in qualche modo darci uno spunto non per chiudere un corso, ma per aprire discussioni per il futuro, aprire orizzonti rispetto a un argomento che, come abbiamo avuto modo di in qualche modo far emergere durante questi 6 incontri, è un argomento ostico, non facilmente si affronta a livello sociale. Viviamo in una sanità, oggi se ne parla tantissimo, in cui le condizioni patologiche sono un elemento discriminativo rispetto all'attenzione che il sistema sanitario nazionale rivolge ai cittadini. Cioè, per intenderci, molta attenzione la si pone sugli ospedali per acuti, molta attenzione la si pone oggi, dopo il Covid, più che prima del Covid, per l'assistenza territoriale, molto meno per l'assistenza ai malati terminali, molto meno per l'assistenza agli anziani, molto meno per l'assistenza ai disabili. Quindi l'occasione di oggi, di questo corso, vuole essere mantenere viva l'attenzione su una parte della popolazione che ha bisogno di cure e che in qualche modo, a partire dai cittadini, c'è scarsa attenzione, c'è scarsa attenzione a riguardo, in termini di risorse, in termini di cultura, in termini di assistenza, in termini di volontariato. Gli ospedali sono pieni di volontari, gli hospice un pochettino meno, no? E allora ricordo molto brevemente che abbiamo avuto come relatori Don Antonio Stizzi, docente a un master sulle cure palliative all'Università di Padova, formato dalla professoressa Ines Testoni, che abbiamo avuto anche noi, anche lei professoressa ordinaria all'Università di Padova, esperta in educazione al morire, esperta in digital death, esperta in attenzione alla morte, dal punto di vista filosofico, dal punto di vista spirituale, e poi si estende anche al punto di vista delle cure, cioè delle cure palliative, quindi esperta anche in cure palliative, fa parte di una commissione al Ministero della Salute sulle cure palliative. E abbiamo parlato con Don Antonio Stizzi di spiritualità e cure palliative,
L'aspetto spirituale, che è una delle componenti fondamentali da attenzionare quando parliamo di cura, non solo per quello che riguarda le cure palliative, ma anche e soprattutto per la cura in generale, anche per acuti. E abbiamo parlato di quello che la Chiesa considera, esprime sul concetto delle cure palliative. Abbiamo affrontato l'aspetto degli hospice con il professore Carlo Peruselli, primario di un reparto ospedaliero per cure palliative. Abbiamo parlato di relazioni di cura. Peruselli era un anestesista, è un anestesista ormai in pensione, anestesista in pensione. Abbiamo parlato di relazioni di cura con una psicologa dell'hospice di Bitonto. Abbiamo parlato di una nuova cultura del morire con la professoressa Testoni. Abbiamo parlato di come si affronta a livello digitale la morte oggi con il professore Davide Sisto. E Dulcis in fundo oggi con Don Antonio Martello. Don Antonio Martello è fino a qualche mese fa è stato cappellano all'ospedale di Rossano. Ha dedicato tutta la vita ai malati, un esperto di pastorale della salute, un esperto di cure spirituali, di cure in ospedale, è un esperto anche nel formare i cappellani. Don Antonio, tu mi aiuterai però, perché io non mi ricordo anche lui, come la professoressa Testoni, ha un curriculum di 70-80 pagine, ma Non io. è niente, non è necessario. Non è necessario dirlo tutto. Fino a qualche anno fa era direttore della pastorale della salute regionale, fino a un paio di anni fa. E continua ad essere assistente ecclesiastico dei medici cattolici regionale. Quindi la sua esperienza come cappellano e anche come esperto in pastorale della salute vale a tutta la regione Calabria a riconoscerlo come un esperto di assistenza, di cura al malato. E io dico, aggiungo, che tutti i medici dovrebbero sentirlo parlare, dovrebbero fare un corso con Don Antonio Martello, perché personalmente lo conosco, so quanto vale e so quanto riesce a trasmettere anche dal punto di vista empatico, non solo dal punto di vista contenutistico. Già ha collaborato l'anno scorso con la pastorale, con la diocesi il corso di elaborazione del lutto. Quindi l'ambito che gli abbiamo chiesto di trattare oggi è ampiamente, risulta per lui risulta un esperto rispetto al tema che affronterà oggi. E lo ringrazio tantissimo per la disponibilità che ha dato per essere qui con noi. E niente, lascio la parola a Don Antonio Martello. Il tema che tratterà sono le questioni aperte delle cure palliative. Come sempre, vi ricordo che alle 11 faremo un momento di pausa. Lui farà la sintesi di quello che la le conclusioni di quello che dirà in questa prima parte, e noi avremo poss la possibilità di fare domande e aprire discussioni alla fine dell'incontro. Grazie, grazie Don Antonio Martello. Buongiorno. Buongiorno e benvenuti a tutti. Com'è la vostra salute stamattina? Naso e gola, gola e naso, insomma. È il periodo questo. E
d'altro canto noi siamo contenti di influenzarci e di raffreddarci, così facciamo una bella esperienza di antibiotico, di fazzolettini che si buttano. Attenzione, i fazzolettini bianchi, bianchi nella carta, quelli usati, c'è ancora un po' di problematica se va nell'indifferenziato o nell'umido, comunque tutte indifferenziate. Ringrazio Sua Eccellenza e il Dottore Stivale per questo invito a condividere con voi questo momento di riflessione conclusivo su questi incontri, sulle cure palliative, sul fine vita, che voi avete seguito con molta intensità. Come avete visto, c'è stata una carrellata di presenza di relatori molto forti, di spessore, insomma, no? Oggi vi dovete accontentare di un grande spessore, però di qualcosa di più piccolo. Io non sono altro che qualcuno che legge la storia, legge la vita, guarda nelle ferite e li trasforma in percorsi pastorali. Ecco, noi facciamo pastorale, e la pastorale non nasce dalla testa, dalla mente, e non nasce nemmeno dal cuore, nasce dalla visibilità e dalla reciprocità con le, se non entri nelle ferite. Io lo ringrazio a Tommaso che voleva mettere il dito nelle ferite, perché mi ha fatto capire che se non metto quel dito nelle ferite, diversamente potrò fare pastorale. Ecco, grazie a Tommaso. Qualcuno lo critica, qualcuno lo mette dentro la categoria degli increduli. Io invece lo metto nella categoria di quelle persone serie che vogliono mettersi dentro una storia di ferite. E il fine vita è una ferita enorme. Parto con due affermazioni molto gravi, spero che vi sconvolgono e spero che vi possiate alzare dalla sedia sussultando. La prima è questa: l'hospice non è il luogo della morte. Se diventa il luogo della morte, ha perso il suo obiettivo curativo della vita. La morte non può essere né ospedalizzata né strutturata. Se è così, abbiamo abdicato come società, ma anche come cristiani, alla responsabilità di curare la vita. La seconda affermazione è questa: noi non curiamo un morente, noi non ci prendiamo cura di una persona che ci sta per lasciare, ma ci prendiamo cura che si trova nel massimo delle sue potenzialità umane, perché per cui è necessario scrivere sul nostro taccuino di formazione vivere il morire. È il titolo della mia, come si chiama, tesi sulla pastorale della salute. Vivere il morire sono momenti fondamentali dove si sperimenta la più grande forza della vita umana e spirituale. Beato colui che si può trovare accanto a una persona che si sta consegnando, perché nel momento in cui si sta consegnando a te qualcosa. E mai come in quel momento è il tempo della consegna. Se perdiamo di vista queste due affermazioni, ci ritroviamo in un, come dire, in un regime organizzativo, in un regime di inappropriatezza della cura e dell'accompagnamento. Ecco.
Allora, io ringrazio per questo invito e non posso, la mia riflessione è a tre ambiti. La prima è sul concetto di dignità. Dobbiamo dare dignità alla nostra terminalità. Non consegniamo la nostra dignità della nostra terminalità alle pompe funebri. Se mi spiego, non si può organizzare la terminalità in questo modo. Quindi il concetto di dignità. Poi mi soffermerò su alcuni aspetti, sono dei flash che vi darò, su alcuni aspetti di come noi culturalmente, ma anche, come dire, spiritualmente, intendiamo e viviamo questa terminalità. Terzo, vi dirò alcune cose aperte, alcune questioni aperte, che ci interessano da vicino per esprimere il meglio del nostro, ecco, segnatevi questa parola, accompagnamento. Noi accompagniamo. E questo accompagnamento è l'impegno per la società civile, ma anche il servizio missionario per la società ecclesiale. Se non facciamo questo, non è la Chiesa di Gesù, è un'altra Chiesa. È una buona organizzazione, ma non è la Chiesa di Gesù. Sarà di qualcun altro. Allora, la prima cosa che vi voglio dire è questa. Abbiamo il diritto a morire con dignità? Abbiamo il diritto a morire con dignità, così come abbiamo il diritto a vivere con dignità, così come abbiamo il diritto a nascere con dignità. Questo diritto alla dignità è segnato ontologicamente nel nostro DNA umano e spirituale. Se non siamo e non viviamo dignitosamente, la nostra espressione di umanità non è garantita e soprattutto non è al massimo delle sue espressioni. Per essere uomini e donne è necessario vivere e morire dignitosamente. Questo elemento della dignità è un elemento fondamentale che dovrebbe essere scritto davanti, vedete che davanti a tutti i reparti, no? C'è reparto di primario, di consulente, di sottosegretario, e ci sono tutti coloro che lavorano in quel reparto. Ecco, forse all'inizio di tutto questo elenco di operatori ci dovrebbe essere scritto: qui abita la dignità. Qui abita la dignità del vivere e la dignità del morire. Non so perché. Voglio partire da che cosa? Un'esortazione apostolica di Papa Francesco, l'Evangelii Gaudium. Una bella esortazione apostolica. Pensata, voluta, ma soprattutto offerta. Offerta a tutti noi perché in questa esortazione apostolica, sì, è un'esortazione, ma è soprattutto un vademecum della educazione e formazione alla vita. Tra gli aspetti positivi e gli aspetti negativi. E noi vedremo gli aspetti positivi e vedremo anche qualche aspetto negativo. Nell'Evangelo Gaudium c'è una mappatura di alcune
parole che non sono solo parole, ma sono contenuti, contenuti di educazione e formazione alla vita. La prima parte proprio da questa: dignità umana. L'uomo è dignitoso e deve vivere da dignità. Vi farò vedere più avanti alcune fotografie di anni passati, di esperienze passate, dove la dignità non c'è. Quando la vita non è dignitosa, diventa commercio. Quando la vita non è dignitosa e la morte non è dignitosa, diventa elemento commerciabile, è negoziabile. La vita e la morte non possono essere negoziate. Si parla di servizio alla vita, ma anche di accompagnamento nella vita. Ed sono tutte parole al positivo. Servizio, accompagnamento, dignità. L'Evangelo Gaudium è proprio questo, un percorso al positivo del nostro impegno di educare e formarci nel servizio alla vita. Nell'Evangelio Gaudium si parla anche di discernimento. Discernimento a che cosa? Discernimento è capacità di saper esprimere il nostro senso di solidarietà, che io chiamo anche reciprocità. Allora, quanti sacramenti abbiamo? Forse quanti ne abbiamo? Sette, sicuro? Pensavo che erano otto. Lei che se la ricordi, non è che sono cattolico. Vediamo un po'. L'ottavo è quello zero, da cui poi nasce uno, due, tre. Prima dell'uno c'è il sacramento zero, che si chiama reciprocità. Questo è il sacramento che ci permette di realizzare, vivere e sognare la vita. Ecco allora che la Vangelo ci parla anche di cura e soprattutto della libertà della cura. La cura non può essere né obbligatoria né al libero arbitrio. La cura è libertà e liberazione. E mentre ti curi, mentre stai sperimentando la cura, che fai l'esperienza della tua liberazione. La cura non è solo destinata alla guarigione. Se fosse solo così, poveri noi, nessuno guarisce. La cura è finalizzata anche alla liberazione di sé stesso da tante realtà. Ci sono persone che durante il tempo della cura scoprono valori, storie ed esperienze della propria vita che forse avevano dimenticato o cancellato. L'Evangelo Gaudium ci parla anche di che cosa? Di competenza. Abbiamo bisogno di competenza. Non basta la bontà, ci vuole anche la competenza, perché la competenza permette di fare meglio ciò che facciamo bene. E per essere competenti bisogna essere veritieri. Ecco, veritieri. Dobbiamo saper accogliere la nostra miseria. Dobbiamo capire e comprendere che siamo sempre insufficienti, non siamo mai totalmente disponibili e non siamo mai sempre come dire, carichi, possibilisti, ma dobbiamo convivere con la nostra insufficienza. Questa è la nostra consolazione, sapersi insufficiente. Per essere
competenti, bisogna riconoscersi insufficienti, ma soprattutto vivere il tempo. Di che cosa? Di una relazione con l'altro in una simbiosi che noi chiamiamo empatia, di un rapporto dialogico. Questa è la verità. Vivere in un rapporto dialogico e non in contrapposizione. Il medico non è contrapposto al paziente e il paziente non è altro. Sono entrambi dentro una verità. Chiunque dei due vuole uscire da questa verità, no? Infrange la regola dell'incontro. Non si incontreranno mai. Responsabilità e amore, ci dice ancora l'Evangelium Gaudium. Questa bella parola, eh? Amore. Voi amate? La Chiesa ci insegna ad amare, vero? Il Vangelo ci insegna ad amare. Voi che siete più esperti di me, è vero o no? Ecco l'altra cosa che vi dico. Amare non è il nostro compito. Ma mi squalifica, mi scomunica il padre. Perché amare è l'azione di Dio. È Dio che ama. L'uomo è amato. Noi siamo gli amati, non gli amanti. Nella misura in cui ti lascerai amare da Dio, tu stai amando anche il prossimo. È Dio che ti cerca. Tu ti devi lasciare trovare. È Dio che ti vuole. Tu ti devi lasciare trovare. È Dio che ti vuole amare. Tu ti devi lasciare amare. E non è facile lasciarsi amare. Se non ti lascerai amare da Dio, non puoi vivere la responsabilità dell'impegno con il prossimo. L'impegno verso il prossimo nasce dalla capacità di saperti amato da Dio. Noi non esistiamo perché pensiamo, né esistiamo perché facciamo, né esistiamo perché amiamo. Noi esistiamo perché qualcuno ci sta amando. E ve lo dirò in una preghiera finale. E poiché ti sto amando fino alla fine. Resterò con voi. In questi giorni noi stiamo leggendo il Vangelo di Giovanni, che ci sta propagando, ci sta insegnando questo accompagnamento fino alla fine dell'amore di Dio. Ma nell'Evangelium Gaudium si sottoscrive e c'è scritto qualcosa di importante, ed è una relazione sbagliata, che è la relazione dell'idolatria del denaro, che ci impedisce, poiché ha preso predominio su di noi e sulle nostre società, ci impedisce di affermare ciò che invece neghiamo, la negazione del primato dell'essere umano. Cari amici, io la penso un po' diverso così. A primo posto non c'è quanto costa la sanità. La sanità sarà sempre in deficit, perché per il prossimo bisogna spendere. Le cure bisogna farle, bisogna trovare i soldi per le cure. Ecco, il primato non è la sanità, e il primato non è nemmeno il bilancio della sanità, di cui tutti ci preoccupiamo. Il primato è l'essere umano, è il cittadino, è l'umanità. Non è il paziente in funzione della sanità. Attenzione, dobbiamo capovolgere questa mentalità, che al primo posto c'è l'organizzazione, e il malato è in funzione
dell'organizzazione. È l'organizzazione, la sanità, che è in funzione del paziente e si deve organizzare per garantire il diritto alla salute, al primato della sua persona. Abbiamo creato, dice l'esortazione, nuovi idoli, e questi nuovi idoli impediscono l'orientamento antropologico del nostro accompagnamento nel tempo della salute. Nel tempo della salute. Voglio condividere con voi che già Pio X parlava di nuovi idoli della modernità. Erano altri tempi, altre preoccupazioni, però ci si preoccupava di questo avanzare della nuova idolatria che metteva da parte il primato dell'uomo mentre avanzava il primato di altre cose. Io per 40 anni ho avuto davanti all'ospedale un'agenzia funebre, ma fiori, tutte cose, sai come dice, le agenzie ti prendono quando nasci e ti lasciano quando. A un certo punto, tutte le mattine quasi, il proprietario dice, padre, mi vedeva, padre, che mi diceva buongiorno o buonasera, padre, padre, Dio sia con te. Allora, e che dovevo dire? Dico, quale, il mio o il tuo? Perché il mio è trino, il tuo invece molto probabilmente sarà quattrino. La nuova idolatria è quella di mettere al primo posto non la persona, ma l'effetto economico che nasce da questa o da tutte le persone. Anche la Chiesa pecca di questo, ma non mi soffermo se no su queste cose, perché noi dobbiamo fare anche noi il nostro mea culpa, è vero o no? Quanti soldi spendete per feste, per pensate di andare in paradiso solo perché avete fatto i fuochi artificiali, processioni, cantanti e cose di questo genere? Non credo. Allora dobbiamo dire no alla nuova idolatria del denaro. C'è un'autostrada per la ricchezza, non è un sentiero piccolo piccolo, né una viuzza, è un'autostrada di quelle californiane a 7-8 corsie, belle larghe, che ci dice che dobbiamo vivere sempre più ricchi di quanto siamo. La mercificazione di tutto e di tutti. Tutto diventa merce. Mattarella qualche tempo fa in un discorso ha detto che il lavoro non è merce. La salute non è merce. La vita non è merce. Che si può comprare o si può vendere. A ben guardare, noi cosa facciamo? Tentiamo di corrompere il nostro DNA ontologico cercando di comprare l'amore, di comprare l'amicizia. Ovunque vai, quanto costa? Quanto costa? Per cui al primo posto c'è il pensiero e la preoccupazione di difendere il costo, quanto mi costa spendere per un hospice. Calabria ne dovevano nascere 11, uno, che è quello che è a Cassano, gli altri 4 o 5 sono privati, uno da 11. Però il palazzo della regione Calabria è la seconda Versailles del mondo.
La prima è in Francia, la seconda è a Catanzaro. Al palazzo del governo inglese, sapete quante persone ci lavorano? 200. Cioè, il palazzo del governo che si chiama, c'è un nome, della via, prende il nome della via, 200. Quello regionale hanno perso il conto. Viva Dio, qualcuno lavora, eh? Meno male che si sono imboscati in questi uffici, almeno qualcuno lavora. Non siamo produttivi, perché questo è un lavoro improduttivo, però perlomeno lavoriamo. E allora non dobbiamo essere sottomessi ad essere posseduti dal compenso, perché questo ci rende infelici. Semmai ne dobbiamo fare un buon uso, ma mai essere su questa autostrada della ricchezza a tutti i costi. Dobbiamo dire no a questa nuova, vi sto dando alcuni nuovi idoli che ci portano lentamente a capire e comprendere la difesa e l'accompagnamento della vita. Dobbiamo dire no alla nuova idolatria educativa. Padre ricco, figlio ricco. Padre povero, figlio povero. C'è una esperienza educativa fallimentare, perché si trasmette sempre e comunque il pensiero e l'obiettivo di avere sempre di più. Don Bosco non si accontentava di educare, piuttosto educa i suoi ragazzi a educare a loro volta. Questa trasmissione educativa che è generativa di una grande capacità donante ed è la scuola della vita. La scuola della vita è educare a una donazione generativa, per cui tutto il pensiero dell'arricchimento produce delle difese che impediscono alla persona di incontrarsi con l'altro. Quando io leggevo tante volte Topolino, incontravo Paperon de Paperone. Ma quanto mi piace Paperon de Paperone? Ma lo sapete perché? Perché faceva i tuffi nel suo deposito di monete d'oro e non si faceva male. Andava su e giù, ma sapeva nuotare solo nell'oro. Se lo portava in piscina, affogava. Però nell'oro aveva una capacità nautica che a voglia, era maestro nel nuoto nell'oro, Paperon de Paperone. Glielo rubano tante volte, ma lui tante volte lo riconquista, perché così va la storia. E allora c'è un'esperienza educativa che ogni persona, ogni ragazzo, ogni ragazza deve essere formato, educato da parte delle nostre generazioni più anziane a questa capacità donante e trasmissiva dell'esistenza umana. Allora, non più la cultura del fare, non più la cultura dell'avere, per cui quando vi accostate a un paziente non fatevi la domanda: che cosa devo dire? Ve la fate questa domanda? È meglio tacere, che l'ascolto guarisce più delle tutte le parole, né di quello che devo fare, ma di quello che devo essere. Chi devo essere? Devo essere qualcuno che a questo paziente manca. E non c'è.
Ti devi sostituire. La tua è una funzione sostitutiva, per cui ti devi mettere al posto vacante di qualcun altro. Chi devo essere? Volevo dire che dobbiamo anche dire no alla nuova idolatria della rete. La rete occupa un posto importante nella vita di oggi. Internet ha rivoluzionato il nostro modo di vivere, producendo nuove relazioni sociali. Qualcuno vi ha parlato della morte in Internet, non so chi, adesso voi ve lo ricordate più di me. Questa fra non molto con l'intelligenza artificiale noi non parleremo più. Noi non parleremo più. E ci sarà un accompagnamento nella vita solo artificiale. Di qui a qualche anno, se non riusciamo a fare buon uso di questa intelligenza artificiale, noi accompagneremo in modo artificiale le nostre relazioni. Ormai siamo diventati tutti siamo tutti dentro una rete, siamo nella rete. E uscire da questa rete è un po' difficile, ma nella rete non si sta sempre bene. Perché nella rete, vedete, c'è troppa folla. Ah, se io voglio fare un bello respiro, non posso farlo perché tocco qualcun altro e gli do fastidio. Forse nella rete nemmeno si respira. Nella rete si perde il contatto umano. Nella rete non puoi nemmeno tossire, che non ti sente nessuno. E invece, ma hai dormito bene questa notte? Nella rete viviamo da isolati e non viviamo in comunione. La rete è uno strumento, non è un fine. Però l'idolatria della rete ci impedisce di creare un supporto naturale e invece creiamo un supporto virtuale. A principessa, che muore a 10 anni, amore, guarda che cosa gli fa un amichetto che gli stava vicino, come l'hai chiamata? Principessa, perché per me la principessa, pure tu sei una principessa, una compagnia. No, io non sono una principessa. E che cosa sei? Io sono una rockstar. Dentro la rete si diventa rockstar. Allora stiamo attenti che nella vita e nella morte possano appartenere alla rete. Dobbiamo dire no alla nuova idolatria della performance. Dobbiamo essere sempre al top e al meglio delle nostre attitudini. Per cui la ricerca del successo e l'affermazione di se stessi è al primo posto. La vita è un'affermazione. E quando raggiungiamo qualche obiettivo, quell'obiettivo non ci basta mai. Vogliamo sempre essere al meglio delle nostre funzioni. E lavoriamo perché possiamo dare sempre il meglio di noi stessi. Se diamo meno del meglio, ci sentiamo falliti, inutili. Ma non è così. Non è così. Questa è la logica della produttività. È la logica dell'efficacia, dell'efficienza,
ma soprattutto è la logica sempre del di più. Oggi la meritocrazia è una parola che ormai è uscita fuori dal vocabolario, non la trovi più. Per cui è necessario liberarsi da questa idolatria efficientistica, per cui la persona in fase di terminalità non rientra in questa categoria di performance e di efficienza e quindi è da scartare. Tutti coloro che non rientrano in questa performance sono da scartare. Attenzione, perché ciò che l'uomo scarta, Dio raccoglie. Dio è la pattumiera del mondo, dove vanno a finire tutte le persone che noi scartiamo perché non hanno la performance, non sono e non rientrano la produttività. Nuova idolatria della ricchezza in aumento, cioè qualcosa, un'ideologia che crea il sistema capitalistico sempre di più, aumentare sempre di più. Adesso vi dico un segreto, ve lo posso dire, ma siete capaci di mantenerlo? Oppure va bene? Ci sono due cose che non dormono mai. Uno è il denaro. Il denaro deve sempre essere sveglio perché si deve capitalizzare. Se si ferma non è più produttivo e non si deve continuamente capitalizzarsi e non dorme mai. E secondo, chi è che non dorme mai? Coloro che approfittano di questa capitalizzazione e devono sorvegliare il denaro, quelli non dormono mai. E sono le grandi organizzazioni mondiali della finanza, comprese anche le grandi organizzazioni della malavita, non dormono mai. O muoiono vicino al loro denaro, o con il loro denaro, che muoiono mentre vegliano la capitalizzazione. La tecnologia è un grande bene o è un'idolatria? Qui vado veloce. Nella Laudato Si, Francesco, Papa Francesco, ha dedicato una parte alla tecnologia. L'umanità, dice, è entrata in una nuova era in cui la potenza della tecnologia ci pone di fronte a un bivio. A questo bivio c'è la persona, la sua libertà e la sua educazione. Ieri sera c'è stato un film vecchissimo in televisione, Castaway. Ve lo ricordate? Sapete come si conclude? Che lui sta a un bivio alla fine. Non sa se tornare indietro dalla sua ex moglie, eccetera, eccetera. Non sa se andare di qua, non sa se andare di là, non sa se andare avanti. Guarda la ripresa cinematografica, fa un sorriso ed è finito il film. Che vie dobbiamo prendere? Dobbiamo scegliere una strada. Quale strada? Ed è questa, quella che ci dice l'Evangelo Gaudium e che io adesso... Vi siete stancati? No. Quando siete stanchi alzate la mano, eh? Ma non subito, ancora non siamo arrivati nemmeno a mezz'oretta. No? La tonalità va bene? Sicuro? Siete addormentati? Avere cura della fragilità, Evangelo Gaudium numero 213. Vedete, dentro la nostra esperienza di pastorale della salute abbiamo un logo.
è al centro, lo vedete? Che cos'è? È l'esperienza del buon samaritano che si china per prendersi cura del malcapitato. E noi questa icona del buon samaritano l'abbiamo un po' sviscerata e proposta in tutte le sue forme al nostro impegno di operatori della pastorale della salute. Vi piace? Eh? Vi piace questa? Eh? Ti piace Don Giuseppe? Come ti chiami? Antonio. A me piace di più questa, guardate. La vedete? È di Rembrandt ed è l'unico che ha fatto un disegno non di ciò che fa all'inizio il buon samaritano, ma di ciò che fa alla fine. Perché l'esperienza del samaritano non è solo all'inizio, ma è anche alla fine. C'è tutto un cammino di accompagnamento. E quando questo lo affida a qualcun altro, lo affida alla famiglia, lo affida a tutti coloro che si potevano prendere cura di lui. Bellissima questa esperienza della consegna. Gesù guarisce e consegna il malato guarito alla famiglia. Prendersi cura significa l'accompagnamento fino alla fine. C'è un accompagnamento che non termina mai. Mi piace questa figura del buon samaritano che consegna il malcapitato. Non solo se ne prende cura, ma con altri si prendono cura di lui. Qualche volta è così. La difesa della vita non è solo nel nascere, ma è anche nel morire. La difesa della vita significa vivere e realizzare tutti i nostri diritti umani dall'inizio alla fine. Andare un po' veloce perché qua mi hanno dato fino alle 11. Io non so se ci arrivo fino alle 11. Nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, cosa dice questa dichiarazione? Il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. Così c'è scritto nel preambolo. Il riconoscimento della nostra dignità umana richiede, è il grido di ogni persona che ti chiede di fermarti e di prenderti cura di lui. Questa dichiarazione è un grido ed è il grido di tutte le persone fragili che non hanno chiesto di morire. Chi è amato non chiede di morire, è la solitudine che uccide. Nella nostra società la morte praticamente non esiste. In che senso non esiste? Non esiste perché l'abbiamo ammantata, dice Piero Angela, di una tendenza ad essere immortali. Nella vita si impara a fare di tutto, ma si è impreparati a questo momento. Voi conoscete la vostra morte? Noi conosciamo la nostra morte? No. Noi conosciamo la morte degli altri, ma non la nostra. Se potessimo leggere ciò che accade nel nostro cervello, il cervello registra la nostra nascita come registra la nostra morte. Non possiamo decifrarla, ma se potessimo decifrare, conosceremmo la nostra morte. La malattia, la vecchiaia, la morte vengono rimossi e in questo modo ignorati. Abbiamo preso il cancellino, abbiamo cancellato la lavagna e la lavagna è rimasta vuota. Ecco. Si può negoziare
la vita? A chi appartiene la vita? La nostra vita. Chi può decidere l'inizio, ma soprattutto la fine? Noi non abbiamo chiesto di nascere, ma non possiamo chiedere nemmeno di morire. Noi non abbiamo il diritto a morire. Noi abbiamo il diritto a morire dignitosamente. Siamo davvero padroni del nostro corpo? Che ruolo ha la fede? Che ruolo ha Dio? Qualcuno dice: non voglio persone che mi manipolano, che mi intubano, non voglio essere trattata come un oggetto. Qualcun altro dice: forse è meglio morire che vivere stanchi. Quando è che vuoi congedarti dalla vita? Quando gli occhi si abbandonano? Quando è che vorrei congedarti dalla vita? Ho legato questo momento alla perdita totale della parola. Ognuno di noi ha, secondo la propria formazione e secondo la propria educazione, legato il momento del fine vita a qualcosa che accade. A qualcosa che accade. Ma questi sono desideri. Nel 1904, questa è una bella foto, sono andato a ripescarla in un archivio, è una foto dei navaio che stanno scomparendo, sono scomparsi, e nel mondo oggi diverse etnie stanno scomparendo. Diverse etnie stanno scomparendo. È la fine di una vita? È la fine di un percorso? O è la pressione dell'uomo? È negoziabile questa vita? La possiamo negoziare, questa scomparsa? Possiamo negoziare la scomparsa delle persone? Questa è Dorothea Lange, è una madre migrante, che è il volto di tutte le madri migranti di tutti i tempi, compresi quelle di oggi. Migranti, chi sono questi migranti? Sono quelli che vanno via dalla propria terra. Si può negoziare la vita dell'emigrante? È negozio commerciabile il migrante? Vi sto pungendo. Si può negoziare la morte di questo bambino a Shanghai? Di lì a poco sarà investito. Si può negoziare? Quanto costa? O non costa niente? Si può negoziare la vita di un monaco che si brucia per protesta? Non ve lo ricordate questo episodio, eh? E quel monaco un monaco buddista che si diede fuoco per protesta. Si può negoziare l'oppressione di uno Stato su un altro Stato? Lui difendeva il suo Stato. Si può negoziare la vita degli ucraini o dei russi o dei palestinesi o degli israeliani? A chi è affidato questo negozio, questo commercio? A una testata di una bomba che deciderà quanto, come e dove. Oggi chi decide è una testata di bomba. La ricordate questo episodio? Qualche anziano se lo può ricordare, eh? È vero? Di questo prigioniero la guerra in Vietcong che viene eliminato sulla strada davanti a tutti solo perché
appartiene a un altro schieramento. Ma ancora, se vi ricordate, questa bambina che era rifugiata insieme ad altre famiglie in tempio, ma a un certo punto cominciano a bombardare con questo napalm il fuoco e scappano, fuggono dal tempio perché hanno bombardato il tempio. E mentre questi bambini scappano dal tempio, il suo vestito si brucia e scappa così. Si può negoziare questa vita? Si può negoziare questo giovane di Tiananmen che bloccò? Un solo persona fermò, non so quanti carri armati erano. Si può negoziare la vita, la libertà, il diritto ad essere se stessi nella propria terra? Si può negoziare? Si può negoziare la fame in Somalia? Si può negoziare? Si può negoziare l'eccidio dell'etnia in Bosnia? Si può negoziare quanto vale la vita? Bellissima questa immagine di un avvoltoio che sta aspettando questo bambino che muoia per mangiarselo. Gli avvoltoi mangiano solo carne morta. È in attesa, non se ne va, sa che morirà questo bambino e ne sta aspettando la fine. Si può negoziare questa fine? Qualcuno ha detto che anche l'uomo è sacro, ma anche la morte è sacra. Addirittura i romani avevano stabilito per decreto che la morte, quando era necessaria, diventava una morte sacra, perché non era omicidio. Interrogativo: di chi è la mia vita? Il mio corpo conteso da chi? Dal medico, dallo scienziato, dai familiari, dallo Stato o dalla stessa persona? De Masi è stato direttore dell'Istat per tanto tempo. Di chi è la mia vita? Chi appartiene? Spesso la dignità della vita è delegata, e il fine vita è delegata ad altri, che guarda caso tra di loro non sono nemmeno concordi. E su di me sperimentano che cosa? Le proprie decisioni. Cari amici miei, vi ricordate tutti di Terre Schiavo? Qua sto andando troppo avanti. È velocissimo questo coso qua. Vi ricordate tutti di Terre Schiavo? Fu una morte propagandata, fu una terminalità propagandata a fini politici. La mia vita appartiene alla politica? È alla politica che ho delegato la mia vita e la mia morte? Oriana Fallaci, solo dopo la morte del padre, scoprì la bellezza della vita, se no anche lei era per il suicidio assistito. Ma dopo la morte del padre si convertì alla difesa della vita. Lo stesso giuramento di Ippocrate, voi medici, che siete tanti, vi impegna alla difesa della vita, e non a produrre la morte. E dal giuramento di Ippocrate
che Tamon forse nemmeno lo fanno più questo, davvero, lo fanno ancora. Si fa ancora, molti se lo apprendono nello studio, ma è il fondamento della loro professionalità. Allora io non è che sto per finire, voglio solo dire questo. Più che parlare della morte o con la morte, è necessario parlare con il morente, perché è un vivente e nella sua solitudine muore sempre di più. La solitudine uccide, ma l'amore fa vivere. Nella nuova carta degli operatori sanitari viene dispiegato questo senso dell'accudire alla vita e i medici cattolici su questa nuova carta degli operatori sanitari fondano la loro esperienza di appartenenza a un credo. Ah, bella sta. Conoscete questa tavola? Questa è una tavola del Codex Purpureo. Arrostano, è la tavola del buon samaritano, è la tavola dove quel malcapitato sarebbe morto se qualcuno non si fosse fermato. E allora, quando la morte viene politicizzata, qualcuno cosa fa? Qualcuno ne fa uno strumento per alienare la vita e produrre consenso politico. Oppure quando la morte viene osannata, viene prodotta, ma nello stesso tempo viene osannata, è meglio morire. È meglio non esserci. Oppure la morte come potere. Ricordate tutti questo bellissimo funerale di questo boss romano, con elicotteri, fiori, una cosa proprio. Il potere fino alla fine. Il potere fino alla fine, anche nella morte. Questo è uno scrittore triveneto, Delio Tessa, ha scritto una poesia che si intitola Caporetto 1917, però parla del 2 novembre, che è il giorno dei, e dice nel suo dialetto, è il giorno dei morti, allegria, e fa una poesia piena di allegria. Il giorno dei morti. È interessante, no? Leggere tutta la poesia, se la trovate, leggetela. E quando il Napoli ha vinto il grande scudetto di Maradona, che hanno messo manifesti dappertutto, ne sono andato a mettere qualcuno anche al cimitero. E al cimitero, ai morti, gli hanno detto, né, che vi siete persi? Che vi siete persi? Ma la vita è una questione ancora aperta. Io non so se mi posso fermare, se mi devo fermare. Come? Ancora no. Perché adesso noi entriamo in quello che è il vivo di una questione ancora aperta del fine vita. Questa immagine ho voluto darvele per smuovere un po' la vostra attenzione verso qualcosa che ci deve non solo far riflettere. La prima questione aperta sul fine vita è il diritto alla salute, di cui sempre parliamo. Noi dobbiamo vivere libere fino alla fine. È questa libertà che ci deve accompagnare dall'inizio fino alla fine, è il diritto alla salute.
per cui ci vuole un piano di cure condivise. L'autodeterminazione delle persone e le cure palliative devono alleviare la sofferenza fisica, ma vedete, nemmeno le cure palliative devono essere osannate. C'è sempre al primo posto la sofferenza della persona. E allora chi vive una malattia per la quale non esistono trattamenti risolutivi, credo che la questione aperta ed è al primo posto, c'è il diritto ad essere curato, il diritto a prendersi cura di lui, come ci si deve prendere cura di tutti, ma in modo particolare di coloro che attraversano l'esperienza di patologie non trattabile, non risolutive, non guaribile. Allora tenete conto che il malato non è mai terminale, eh? È la malattia che è in fase terminale. Il malato non è terminale. È la malattia che è arrivata al punto più alto che non può essere più soddisfatta una terapia, ma il paziente resta. La seconda cosa, elemento aperto ancora nella nostra vita, è promuovere la consapevolezza di costruire un dibattito su questa terminalità, sul fine vita. Non può essere racchiuso solo agli specialisti, ma deve essere qualcosa che deve raggiungere ogni cittadino. Il fine vita non appartiene né alla filosofia, né alla teologia, né alla sanità, appartiene a me perché io sono una vita. Non può essere delegato solo ed esclusivamente a coloro che si interessano di cure palliative. E questa centralità delle cure deve essere una qualcosa che appartiene alla discussione di tutti. Promuovere questa discussione sul fine vita ad ogni persona. Non possiamo relegare o delegare questa tematica solo ai competenti. Il secondo o terzo, non mi ricordo più, elemento di questione ancora aperta è il medico palliativista. Secondo me questa figura di medico è secondo me un medico super specializzato, perché deve avere competenze per affrontare non solo la cura del paziente, ma anche la cura dei familiari. Prendersi in carico non solo il paziente, ma anche la famiglia. Il medico palliativista è un medico con dentro di sé un grande compito, sfidare. Sfidare gli atteggiamenti di abbandono, ma soprattutto gli atteggiamenti che lo dirò fra poco, non c'è più niente da fare. Quando non c'è più niente da fare, c'è tanto da fare. L'altra questione aperta, un piano di fine vita. Dobbiamo sensibilizzare nell'educazione affinché le persone comprendano meglio il significato delle cure palliative, di cui forse non abbiamo una grande informazione. Dobbiamo superare i pregiudizi e soprattutto le barriere culturali che ci impediscono di accedere a questo servizio delle cure palliative. Le cure palliative sono l'alternativa al suicidio assistito. Sono l'alternativa alla morte, sono l'alternativa a quegli strumenti
che conducono alla fine. Le cure palliative sono la condizione necessaria per vivere una vita morente dignitosa. Questo è il compito. Però ci vuole un piano di difesa della vita e sensibilizzare la gente. Non dobbiamo fare un movimento contro l'eutanasia, contro, ma dobbiamo fare movimento per affermare altro e affermare l'alternativa delle cure palliative. Un'altra questione aperta è la sinergia. Non si può operare da soli, non si può gestire da soli questa realtà. Bisogna viverla in modo comunitario. Ci vuole un team specializzato che attraverso percorsi personalizzati può offrire alla persona che cosa? Tante cose, come per esempio non necessariamente ci vuole un ricovero, come per esempio non necessariamente ci vuole un'urgenza. Allora il team specializzato permette di risolvere tante emergenze, e queste emergenze spesso non necessariamente si concludono con un hospice. Lo dirò adesso, fra poco. Un'altra questione aperta è la narrazione. Dobbiamo narrarci. La medicina si narra, ma il paziente si narra. E nella narrazione noi vediamo che il medico non abortista, il medico che fa obiezione di coscienza, è un eroe perché si contrappone a che cosa? A una cultura interventistica. Ma c'è un eroe anche che è il paziente, e non necessariamente il paziente vuole decidere di essere un eroe, di essere un guerriero. Forse quel paziente vuole spostare l'attenzione sull'eroicità, dalla eroicità alla sofferenza. La sofferenza è eroica. La sofferenza ti fa diventare guerriero, e la vita è un bene inviolabile. La narrazione è il valore, la valvola dello sfogo del dolore. Shakespeare, nel Macbeth, quando Macbeth aveva perduto tutto, sta morendo per terra, cosa dice? Date parola al mio dolore. Date la parola al mio dolore, che diventa narrazione. Questa è la vera eroicità. Un'altra realtà che secondo me dovremmo mettere in campo nel prossimo futuro è quello dell'hospice casalingo, il domicilio, dalla struttura al domicilio. Ognuno di noi tende a terminare la propria esistenza nella propria casa, con i propri cari, con le proprie cose, no? Con le cose vicino, ma anche lontane. E questa prendersi cura a domicilio significa anche prendersi cura della famiglia, una rete di assistenza e di cura nella terminalità domiciliare, non solo nella struttura, ma anche a domicilio. Questa è l'entrata di un hospice.
Ci hanno messo proprio, una lapide, come una lapide. Eppure il desiderio della maggior parte dei malati in fase avanzata di malattia è di essere curato a domicilio e di trascorrere nel proprio domicilio gli ultimi periodi della vita circondate dalle persone e dagli oggetti più cari. Ormai la nascita come la morte sono stati ospedalizzati. Io finisco qui e finisco con questa frase, che ce ne sono altre cose da dire, ma le diciamo dopo. E la prima cosa che vi dico è questa: cosa diciamo noi a qualcuno che ci è davanti e sta finendo la sua vita? Tu sei importante perché per me, perché sei tu e non un altro. E sei importante fino all'ultimo momento della vita. Faremo ogni cosa possibile, e non solo per permetterti di morire in pace, ma anche per farti vivere fino al momento della tua morte. È un invito a respirare l'aria della speranza, ma anche di una vita possibile, anche se non la posso esprimere al meglio. Dobbiamo sempre comunque tratteggiare e entrare in quella parola che io ho scritto in modo più grosso, è vivere. È vivere. Concludo con un'esperienza. In vite parallele di... Ma mi viene. In vite parallele, a un certo punto, le navi romane che partivano dall'Africa per portare il grano a Roma, i marinai si rifiutano di partire perché c'è tempesta, c'è il maltempo. Plutarco, in vite parallele, dice: se noi partiamo qua moriamo tutti, affoghiamo. E Plutarco fa dire a Pompeo questa frase: vivere necessita non est. Navigare necessita est. E i marinai si imbarcarono. Ammutoliti siete. Bene, le priorità assistenziali le vediamo più tardi. Perché non vorrei che poi verso la fine qualcuno di voi, per motivi giustificati, per carità, deve andare via prima. E mi chiama qualche settimana fa, dopo il penultimo incontro, il vescovo. Era a mezzogiorno, c'è come un lampo, tutto entusiasta come un bambino. Mi fa: Vincenzo, tieniti saldo alla sedia, ma mi è venuta in mente una cosa. So che lo facciamo in corso di lavori, però ho pensato alla fine del corso di accompagnare un gruppo di persone, di quelle che ha partecipato al corso e di chi vuole aggregarsi, a fare una giornata insieme all'hospice di Bitonto. Sapete che lui ha fondato l'Hospice di Bitonto, conosce tutte le professionalità che lavorano già da anni. Alcuni sono venuti qui a farci da relatori. Quindi noi, l'idea è quella di stabilire una data che vi sarà comunicata
per poter fare una giornata a Bitonto. Partiremo da qui insieme col vescovo, quindi sarà una giornata piuttosto di festa che non di formazione. Lì avete pronto un foglio, chi di voi non se ne vuole andare prima di andarsene, scriva la sua disponibilità a partecipare a questa giornata. E se possibile il numero di telefono, ma un po' di qualcuno ce l'ho già il numero di telefono, e faremo in modo che sarete avvisati. Lui ha detto giugno, però è da verificare in base alle disponibilità, alla possibilità. Quindi se non è giugno, massimo settembre, ma sarete informati anzitempo, in modo tale che ci possiamo tutti organizzare bene a fare quest'ulteriore momento di aggregazione. E lì, ripeto, foglio, scrivete il nome se avete già intenzione di partecipare, e grazie. Anche alla fine dell'incontro, se rimanete fino alla fine. Grazie. Prego, don Antonio. Non devono fare domande, cosa? No, le domande le facciamo alla fine. Alla fine? Voi non volete dire niente adesso? Vabbè. Allora, dopo questa consegna, vi voglio così fare una piccola sintesi più o meno delle priorità assistenziali nel tempo della terminalità. Ve ne cito solo alcuni, ma voi ne potete aggiungere altri. Il primo è la capacità di gestire il dolore e dei suoi sintomi. Le cure palliative non curano la malattia, curano il dolore fino a un certo punto, perché poi anche le cure palliative sono insufficienti a lenire il dolore, specialmente per certe patologie che vi posso assicurare sono dolorosissime. Gestire il dolore cronico, il dolore patologico, ma c'è un dolore anche, lo vedremo, interiore, ma il dolore fisico vi posso assicurare che è un dolore da curare. La nostra soglia di capacità di sopportare il dolore non è sempre al massimo. E quando anche fosse al massimo, c'è sempre un margine, di sofferenza. Questa gestione del dolore è l'attività primaria di un hospice. Non l'unica, ma sicuramente la prima, è la gestione del dolore. Anche la cura dei bisogni psicosociali della persona, bisogno di tanto e di tutti, e di tante cose che gli mancano, che non ci sono e che devono esserci. Per cui questi bisogni diventano bisogni, oltre al dolore, diventano bisogni primari, primari per l'assistenza della persona che sta vivendo la terminalità. E se questi bisogni vengono trasferiti a domicilio, c'è bisogno di un'attenzione particolare della rete dei servizi che bisogna mettere a disposizione della persona. Noi forse dimentichiamo che le strutture sì, sono e pongono dei servizi, sono un servizio, pongono dei servizi, ma ci sono servizi esterni che garantiscono a domicilio una presenza un po' diversa. Ci sono i bisogni anche della famiglia. L'hospice prevede la presenza della famiglia. Prevede questa presenza anche in modo autonomo, ma anche la famiglia ha dei bisogni, non può essere lasciata sola.
un ministro della consolazione, e in virtù di questa, no? Noi abbiamo fatto i corsi per il ministro della consolazione, non mi ricordo dove, pure qua, no, no. Non l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto a Firmo, e poi proprio in virtù di che cosa? Di una loro collocazione dentro non solo le famiglie, il domicilio, ma anche i rituali sono alla base fondamentale di ogni persona che si sente in questo cammino di consegna, si sta consegnando. La gestione della malattia, quello sì è un problema, perché tante volte quando la malattia è arrivata a un certo punto è difficile gestirla, è complessa, e in questa complessità tante volte ci si sente impotenti, ci si sente in difficoltà anche a intervenire. Vedete, io ho sempre difeso la categoria degli operatori sanitari. Perché? Perché è un lavoro difficile e complesso ed è un momento particolare di prendere delle decisioni, e non è facile, e il medico si trova sempre solo a dover prendere delle decisioni. Io qui non lo vedo più, c'è un E, eccolo qua. L'ho trovato, è stato all'ospedale di Lottana, in anestesia di animazione, è sempre solo quando deve prendere delle decisioni, deve fare forza solo a volte su se stesso, questa solitudine però è anche una forza, è anche una forza perché ti spinge a ragionare di più, ti spinge a meditare, a riflettere di più su quello che devi fare. Poi l'accompagnamento, questo accompagnamento verso la terminalità, un accompagnamento fatto con la presenza. Questa presenza non è solo del sanitario e del familiare, l'accompagnamento è per capire, comprendere e capire alla persona il tempo che sta vivendo, che è il tempo in cui riscopre il perdono, riscopre l'addio, riscopre il saluto, riscopre il volto, riscopre la propria fragilità, ma riscopre anche la propria forza. È il tempo della scoperta di se stessi. E infine l'elaborazione del lutto. Tutto si ferma lì? No, non tutto si ferma lì. Elaborare il lutto significa dare ai familiari anche che cosa? Gli elementi fondamentali di poter superare l'esperienza della perdita e affrontare un cammino di elaborazione della perdita e trasformare la perdita in una forza. Trasformerò il tuo dolore in danza. Sono questioni aperte che toccano la nostra sensibilità, ma nello stesso tempo toccano anche il nostro approccio verso le cure palliative. Concludo con un inno alla vita di Madre Teresa di Calcutta. La giornata è troppo corta per essere egoisti, e il tempo è troppo corto per essere egoisti. E allora la vita è bellezza, ammirala. La vita è opportunità, cogliela. La vita è beatitudine, assaporala.
La vita è un sogno, fanne una realtà. La vita è una sfida, affrontala. La vita è un dovere, compilo. La vita è un gioco, giocalo. La vita è preziosa, abbine cura. La vita è una ricchezza, conservala. La vita è amore, donala. La vita è un mistero, scoprilo. La vita è promessa, adempila. La vita è tristezza, superala. La vita è un inno, cantalo. La vita è una lotta, accettala. La vita è un'avventura, rischiala. La vita è felicità, meritala. La vita è la vita, difendila. E vi voglio salutare. A voi piace la statua della Pietà? Di Michelangelo, vi piace? Vi piace? Troppo bella, troppo perfetta. Non vedo il dolore lì e non vedo nemmeno la gioia. È qualcosa di perfetto. Non ti fa riflettere. Ti prende, che bella opera, ce n'è un altro che mi appassiona, ed è quella del Rondanini, è la pietà imperfetta, è la pietà ruvida, è la pietà che non è riuscita, la pietà incompleta. È la pietà che ispira a che cosa? Ad essere maggiormente attento e presente al cammino del dolore. È la pietà, secondo me, che esprime più dell'altra il senso della fragilità. E questa mi attrae di più. E allora a tutti di essere attratti dalla vostra e dall'altrui fragilità e di essere promotori e accompagnatori di tutti coloro che vivono il tempo della consegna. Auguri e buona strada. Ecco qua. Se no proveremo il suo. Allora ringrazio Don Antonio e prima di dare la parola a ciascuno di voi, se volete esprimere un pensiero o fare domande che stimoli un po' di discussione. E io ci tengo a dire che sono felice che Don Antonio oggi ha chiuso il corso di cure palliative. Ricordo che il corso che noi abbiamo fatto, 7 incontri, che ci ha accompagnato nel mondo di questa parte dell'assistenza sanitaria, e facendoci scoprire o riscoprire dimensioni legate alla cura che noi in qualche modo non abbiamo sempre vicino a noi, non teniamo sempre presenti, non siamo portati a viverle in maniera piena. Con questo corso in qualche modo qualche stimolo ci è pervenuto da tanta discussione e quindi abbiamo affrontato temi particolari. La morte, l'aiuto, la vicinanza, la consolazione. E il corso che il titolo lo leggete, per non sbagliare, la terza via delle cure palliative. Perché terza via? Perché si interpone inevitabilmente nella discussione oggi politica su alcuni temi etici di rilevante importanza, si interpone al centro tra l'abbandono terapeutico
e la eutanasia. Noi diciamo esiste una terza via, esiste già qualcosa che stiamo sperimentando nel nostro sistema sanitario, che sono le cure palliative. Abbiamo presentato le cure palliative come rete, e oggi Don Antonio ha parlato di rete, che non si riferisce solo al sistema sanitario nazionale, si riferisce alla rete familiare, alla rete di amicizie, alla rete di volontari che si devono impegnare, in qualche modo si possono, devono impegnare a star vicini al mondo di chi soffre, che non è, abbiamo capito, non è solo il paziente con la sua malattia, ma è la rete familiare, i familiari, gli amici che soffrono. Per cui quando parliamo di rete non pensiamo soltanto all'ospedale, abbiamo parlato di hospice, abbiamo parlato di reparti di cure palliative ospedalieri, però quando parliamo di rete noi intendiamo tutte quelle risorse umane, quelle risorse umane che ruotano come una ruota, dove al centro c'è il paziente, magari con i suoi familiari, e tutto intorno ci sono tutte quelle professioni che in qualche modo, col piccolo contributo di ciascuno, rendono, accomunandosi e cumulando le professionalità di altri, rendono questo servizio pieno. Pieno per chi ha bisogno, pieno per chi ha bisogno di cure. E quindi le cure palliative che oggi come corso terminiamo, e io spero che l'anno prossimo possiamo in qualche modo non reiterare, ora non so cosa, quali sono, anche non ho ancora parlato bene con il vescovo, però non faremo lo stesso corso che abbiamo fatto quest'anno, ma non dimenticheremo quello che abbiamo fatto quest'anno, lo riproporremo in altra formula qualcosa l'anno prossimo, e magari con qualcosa di qualche relatore diverso che non è venuto quest'anno, e in modo da mantenere attivo e aperto la discussione sulle cure palliative. Io ricordo chi si vuole iscrivere alla gita che vorremmo fare all'ospice di Bitonto, di scriverlo sul foglio prima di andarsene, e da qui, se volete, possiamo fare domande a Don Antonio, o se volete esprimere un vostro pensiero, vi prego soltanto di alzarvi, perché il microfono ci consente di mantenere ciò che dite anche per chi ci ascolta con la registrazione. Inizio io. Oggi si sente? No, è acceso forse. Devi aprire perché posso. Si sente? Ok. Oggi ha sollevato così tanti temi che non saprei da dove cominciare, soprattutto temi che noi del nostro servizio viviamo quotidianamente. Siamo sempre di fronte, lei ha detto bene, il medico a volte è da solo a dover decidere quello che deve fare, e sebbene lo faccia con le migliori intenzioni ha sempre il dubbio, che parlo anzi in prima persona, ho sempre il dubbio di sbagliare. Anche se cerco di confrontarmi con i colleghi, però c'è sempre quel tarlo, ma chissà se avrò fatto bene, chissà se avrò fatto la scelta giusta. E questa risposta rimane sempre deserta, nel senso che ho sempre il dubbio di non aver assistito fino in fondo e bene un paziente. Anche perché a volte mi scontro con i miei colleghi, non mi confronto, perché abbiamo a volte visioni differenti di dare dignità alla vita umana. Mi commuovo a volte, perché anche adesso mi sto commuovendo, perché abbiamo sempre questi pazienti in rianimazione.
E allora arriva un limite e dici dove devo andare, dove, fino a dove mi devo spingere. Arriva il buonsenso, ma a volte la scienza ci pone tantissimi dubbi. Sebbene ci stiamo comunque ogni giorno confrontando, anche questo corso ci ha aiutato a poter vedere le cose con un'ottica differente, comunque abbiamo sempre dei dubbi. Perché non, io ho sempre dei dubbi, caso clinico, ok? Così vi faccio un pochettino capire quello che voglio dire. Chiamata in pronto soccorso, giorno qualunque, quotidiane chiamate. Arrivano questi pazienti accompagnati dai loro familiari, a volte invece abbandonati in delle strutture, e poi i familiari si fanno vedere al pronto soccorso. Fate di tutto, paziente non terminale, malattia terminale, che non sempre è oncologica, a volte neurologica, a volte soprattutto nei nostri ospedali, insufficienze respiratorie croniche, dove non c'è più nulla da fare. E lì la scelta è peggiore, perché lo intubo e poi so che non lo estuberò più e lo devo tracheostomizzare, accanimento terapeutico. Lo accompagno con delle terapie palliative, o lo lascio in pronto soccorso dicendo ai familiari non c'è più niente da fare, io non posso fare nulla. Questo è il dilemma quotidiano. I familiari a volte ci sono, ripeto, a volte invece non ci sono, ma quando arrivano, anche se precedentemente hanno abbandonato, e dico abbandonato, i loro familiari anziani in delle strutture, si fanno vivi, fate tutto quello che c'è da fare. Che cosa c'è da fare? Cosa c'è da fare? Lo prendo in rianimazione, occupo un posto di emergenza per acuti, lo accudisco perché non ho nessuna realtà vicina che mi soccorre, che interviene, che può accudire con le mie indicazioni questo malato. E allora, ecco, questa è quella, la nostra quotidianità. Se ci sono io agisco in un modo, se c'è un mio collega agisce in un altro. Qual è il modo giusto per agire in questi casi? Io devo essere sempre con la coscienza a posto, quando dormo devo dormire con il cuore libero, sgombro dai pensieri, da quello che avrei potuto fare e non ho fatto, quello non lo voglio avere, però le posso assicurare che è quotidiano questo mio sentimento che vivo non solo io ma che vivono i miei colleghi, forse magari ognuno di noi lo vive con un'intensità differente. E la cosa più brutta è che nel mio team ci sono i miei infermieri. E allora, che esempio do ai miei infermieri? Se io prima li faccio venire in un corso di cure palliative e gli dico la cosa migliore è accompagnare nella sofferenza i pazienti con una carezza, con un sostegno, con una parola e confortare anche i familiari e poi fare di tutto, aiutandoci con le nostre terapie, ad accompagnarlo fino alla morte. Però poi scatta invece il confronto con gli altri colleghi, lo ricovero e rianimazione, c'è l'accanimento terapeutico e vedo quel paziente che quotidianamente si spegne, perché il suo corpo non ce la fa più, però è intubato e piano piano si deteriorerà. Perché noi ci siamo accaniti. Non so se, forse è confuso il mio pensiero, perché avrei tante cose da dire, non so se è chiaro quella, la mia riflessione. Vorrei un conforto, lo so che è difficile, però questa è la nostra realtà. Non so se mi sono spiegata in quello che voglio dire. Questo è quello che viviamo. Rispondiamo. Altre domande? C'era una riflessione che facevo anche prima del tuo intervento, la slatentizzata, ancora di più se possibile.
Io sono nell'azienda sanitaria un medico del lavoro, quindi ho una sensibilità un po' particolare per questa materia. Quando lei parlava dell'aspetto degli operatori sanitari, un gioco in questa relazione, in questa complessità, se capito benissimo la complessità, i medici del lavoro hanno imparato che molti di questi operatori sanitari si ammalano, la sindrome del burnout. Le professioni di aiuto sono in questo momento fortemente segnate proprio anche da, come dire, da un malessere che in alcuni casi diventa particolarmente frequente, no? Soprattutto negli operatori sanitari, medici e non che operano per esempio nelle oncologie, nelle rianimazioni, nei reparti, diciamo, in cui la richiesta dell'aiuto, dell'assistenza è particolarmente gravosa e interroga il professionista sanitario, che però non ha né una formazione adeguata, nel percorso universitario non si parla della cultura del sollievo, non si parla del fatto che anche l'operatore sanitario si trova davanti alla morte del paziente senza avere alcuna, tra virgolette, preparazione, diciamo, se non quella tecnicistica, scientifica, quindi l'affronto anche del proprio essere umano davanti alla morte di un altro essere umano, quindi mancanza di una formazione universitaria, carenza anche, diciamo, di aggiornamento, di formazione nel tempo, un'organizzazione che ovviamente non soccorre questo tipo di malessere, ecco, che non sia questo, anche questo, questa osservazione, no? Anche gli operatori sanitari si ammalano, tra virgolette, in una organizzazione che, diciamo, nella quale si sentono come anche un po' impotenti, no? La sindrome del burnout è anche questa, l'effetto di questa, come dire, sensazione di non avere, no, sempre strumenti adeguati per affrontare la malattia nella fase terminale, nella fase in cui anche questa, diciamo, cultura scientistica o diciamo che ci hanno un po' inculcato che si può guarire, che si può far tutto, viene meno, no? Per cui cosa fare di fronte a questo? Che magari questo disagio, questo malessere che è sempre più frequente ed è anche documentato, non so, dalle statistiche dei medici del lavoro che visitano gli operatori sanitari, cioè che questo malessere possa essere anche un punto per il quale l'interesse a questa materia, che ovviamente deve avere come centrale il paziente, diventi anche però un interesse più, come dire, una sensibilità ancora più... più intensa da parte degli operatori sanitari, da parte degli ordini professionali che si facciano anche carico, no, di questa domanda inespressa di aiuto ad aiutare i pazienti. Insomma, lo dico in una forma, spero di essere stata chiara, perché secondo me può essere, diciamo, volgendo al positivo, uno stimolo perché questi argomenti, di cui si parla troppo poco, diventino veramente cultura generale, diventino, come dire, un momento di riflessione per tutti gli operatori sanitari e non solo. Grazie. Qualcun altro? Poi rispondiamo. Vabbè, intanto rispondiamo. Intanto rispondiamo. Allora, sempre risposte ci vuoi, vero? Allora io da sempre dico questo, sarai sempre sola nella decisione, non solo tu, ma tutti i medici. C'è un team, c'è un'equipe, ci si confronta, ma alla fine sei sempre tu con la tua coscienza, con la tua idea, con la tua cultura sulla vita, sulla morte, il medico palliativista, ci sono delle associazioni che curano il medico che si interessa di cure palliative, c'è una rete, per cui ha bisogno non solo di competenze ma anche di grande supporto.
chi più di questo medico guarda in faccia il dolore? Lo tocca con le mani, lo percepisce. C'è una trasmissione empatica tra il paziente e il medico in questo settore, dove il medico deve avere non solo le capacità tecniche, ma anche le virtù di poter e saper gestire emozioni, relazioni, sguardi, incontri. Vedete, bisogna sostenere il medico, soprattutto il medico della rianimazione. Io quando entravo in rianimazione, gente intubata, gente, qualcuno si riusciva ancora a parlare con qualcuno, ma con altri così. E soprattutto il tempo non ti aiuta. Non ti aiuta nel senso vediamo, facciamo, ma a volte devi prendere decisioni immediate e non sai come prenderle, non sai dove attingere, no? E quindi c'è una solitudine fatta di tante cose. Però questa è la tua forza. Quella solitudine ti permette di ragionare di più, di riflettere di più, e meglio, di essere più consapevole e più responsabile. L'immediatezza spesso non è la scelta più attendibile, è facile prendere, ma ragionare su una scelta, e in questo ragionamento sulla scelta da fare ci vuole del tempo, e certe volte il tempo non ce l'hai. E allora non c'è una risposta, qual è la cosa più giusta. Io dico che non è questa la domanda che dobbiamo porci, qual è la cosa più giusta da fare. Io dico la cosa più vera da fare, perché la cosa più giusta nasce dal punto di vista. Io sono così, io sono quell'altro, ma la cosa più vera parte dal paziente, la cosa più giusta parte da te, la cosa più vera parte dal paziente. Io non so se voi vi ricordate un grande film in bianco e nero, poi l'hanno rifatto anche a colori, ma la prima volta in bianco e nero. Non so perché, ma i film in bianco e nero rendono di più. Il processo di Norimberga. Il processo di Norimberga, vabbè, vado, sintesi. Alla fine di tutto, un attore che faceva l'avvocato del maggiore, del principale imputato, che era il medico, che aveva elaborato tutto il processo, il programma di abolizione della razza ebrea, gli fa al presidente del tribunale, che mi pare era l'attore, un grande attore famoso, e sì, vabbè, mo si fanno 3-4 anni di carcere, così che poi escono, perché questa è la cosa più giusta. E l'attore gli risponde con le voci del re, di chi ha fatto il copione. Sì, può anche essere che va così, ma la cosa più importante non è quello che è giusto, ma è quello che è vero. Mi ricordo sempre queste parole finali del processo di Norimberga. Quello che è vero ti deve fare dormire. Quello che è vero ti deve tranquillizzare la tua coscienza. E quello che è vero non nasce da chissà dove, quello che è vero nasce proprio dal paziente che c'hai davanti. È lui che ti sta dicendo, senza dirtelo, ma ti sta dicendo la scelta da fare.
è a partire da lui che qualsiasi scelta è una scelta vera. Ecco. E che io conosco i medici un po', non è che non li conosco, insomma. Brutta razza. No, 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 ci sono i preti che sono ancora più belli. Sono una razza bellissima. A non parlare delle lustre e tante altre cose. Ogni razza è bella e brutta secondo come la vediamo, no? Però io dico che confrontati con questa verità, che nasce dal paziente. Non ti aiuterà nessuno, ti aiuterà solo la tua formazione, la tua educazione ad affrontare i problemi. Dormirai serena e tranquilla solo nella misura in cui ti confronterai con la cosa più vera e non la cosa più giusta. Perché la giustizia, ognuno se la fa a modo suo, ma la verità non la puoi modificare. La verità è verità. Ecco. Alla dottoressa Cortese. Carmelina Cortese, medico del lavoro, quindi una figura importante, perché ne dice cose, ne scrive cose, da lei dipende, da quello che scrivono dipendono tante cose. Ma sono in pensione, non sono più colpevole. Il burnout, pure per i cappellani, che ti credi? Io non sono mai andato dal medico del lavoro, ma perché mi vergognavo. Però viene il momento che anche a me stanchezza, vedere sempre dolore, sofferenze, percepire sempre in un momento questa esperienza del dolore, a lungo andare può anche incidere sul tuo stato d'animo, sulla tua, no? Ecco perché la visita noi come la facciamo nei nostri reparti? O primario, l'aiuto, o caposala che spinge i cartelli clinici, l'infermiere che no, è vero, non c'è la presenza dell'assistente sociale, non c'è la presenza dell'assistente. Non è una visita insieme, non c'è, noi non abbiamo la cultura, no? Del mosaico terapeutico nella visita, la famosa visita, no? Noi abbiamo la cultura che ognuno se lo visita per conto proprio. Alla fine il medico o l'altro, cosa ha fatto? Ha, come dire, sperimentato l'usura del proprio lavoro senza condividerlo. Quello che porta a un burnout, spesso porta a un burnout molto forte, è questa mancanza di condivisione del lavoro, per cui tutto va a pesare solo su qualcuno e quel qualcuno alla fine si stanca, ma questo vale in tutti i campi, non solo nel campo sanitario, ma in tutti i campi, la condivisione del lavoro. Ecco perché nel nuovo ospedale unico che sorgerà, come no, e ieri l'altro giorno sono andato a vedere, disegnare tutta l'architettura del villaggio religioso, abbiamo un villaggio religioso, ma una cosa proprio, non avevamo niente, poi gli abbiamo fatto un'offerta che non potevano rifiutare, e qual era? O ci mettete queste cose o non aprirà mai. E l'hanno subito costruito. Ma ci hanno dato un villaggio, proprio una zona che non vi dico niente, no? Perché? Perché voglio dire questo? Perché abbiamo bisogno della condivisione. Nel nuovo ospedale
quei corrigliani non sanno, chiuderanno e lì sarà il nome che sarà UP, come si chiama? Anche Castrovilla, riaggiungo. Anche Castrovilla. Cosa succede? Succede che non c'è il reparto, ma c'è l'area. Non c'è il reparto chirurgico, non c'è l'area chirurgica che prevede che cosa? Il ricovero in quell'area di tutte le cose chirurgiche. Anche l'ostetrice chirurgica, fanno tante di quei parti cesari, per cui è collocata in un posto sbagliato a Corigliano che non ha la rianimazione e non ha l'eli soccorso. Io queste cose le posso dire, voi non lo so se le potete dire, ma io le posso dire, no? Tante cose sono poste in un modo sbagliato e che non sono a servizio del paziente. E allora, in questa, diciamo, medicina futura che vede l'area, prevede la collaborazione. Ecco, la collaborazione di più specialisti nello stesso, nella stessa corsia. Il famoso primario, primariato sul poniscutore, non ne nomineranno più primario. Ci sarà magari il responsabile dell'AI che non sarà forse nemmeno un medico, ma può essere anche un volontario. Sto dicendo una sciocchezza, però ecco, è la collaborazione, la condivisione. Prendete l'esperienza del cappellano, è singolo, ma proprio singolo, e porta sempre tutto con sé, con chi lo condivide. L'esperienza è quella di condividerlo anche con i medici, e di condividerlo con tutti. Cioè, dobbiamo entrare nella mentalità che il paziente non è nostro, siamo noi del paziente. È lui che ci fa mettere insieme, è lui che ci permette con la sua patologia a noi di mettere insieme e riflettere sulla sua cura. E a lui fa parte di questo momento decisionale. Noi non decidiamo separatamente su di lui, ma noi insieme a lui decidiamo con lui il suo cammino. Questa è l'ottica di una sanità e di una medicina che rispecchia la dignità della persona. Abbiamo fatto un grande cammino noi in sanità e siamo partiti dalla... dalla cartella, dal numero sui letti, fai questo al 213, fai questo al 516, fai quello, no. Oggi no, oggi c'è una certa educazione, ma anche una certa formazione a vedere il paziente come persona. Dove sono più quei tempi in cui prima arrivava, c'era il caposala che prendeva la cartella clinica e la lasciava a ogni posto letto, così quando arrivava il medico trovava già tutto. Oggi no, oggi cosiddetto primario, parliamo così, o chi è di turno, la prima cosa che fa, che entra in reparto, cosa fa? Va a trovare i pazienti senza niente e gli dice buongiorno. Non è così? Non è così. Cioè, Pasquale, ieri sera ti ho lasciato un po' così, come ti trovi? Come è andata la notte? Oh, Filomeno, come ti senti? Il primo approccio è un approccio umano e fortunatamente qualche medico nella medicina di oggi si sta preoccupando di essere a servizio della persona prima ancora di altro. Ecco, condividere anche non solo il dolore dell'altro, ma condividere anche la propria esperienza. L'altra cosa, posso andare avanti? Il moderatore non mi dice mai niente, quindi io... vedete, come
dietro ogni paziente, anche dietro ogni sanitario, ci sono problemi familiari. Che pensano? Voi pensate che uno arriva in sanità, arriva in corsia, bello spensierato, tutte cose, che non è un campo da golf la corsia. La corsia è questa sintesi tra la casa e il lavoro, c'è una sintesi, in questa sintesi anche i sanitari hanno figli all'università, hanno figli sposati, hanno figli che si ammalano, anche i sanitari vivono le loro problematiche di salute e tante altre cose. Non è un luogo, luogo della spensieratezza, ma nemmeno dobbiamo farlo un luogo della pesantezza. E allora aiutare e sostenere, tante volte ci tornano, ma non vi vediamo mai in cappella, e non ci si, è che ci devo fare in cappella? Faccio tu in cappella a pregare, io non ho bisogno di pregare. E dove si è? Dove? Sto parlando con il dottore o la dottoressa che ha bisogno di sfogarsi. La cura, dobbiamo prenderci cura in modo particolare dei curanti. Anche i curanti hanno bisogno di cura. Non solo i curati, ma anche i curanti. La cura dei curanti. C'è chi ha alzato la mano. No, aspetta, prima dell'altro intervento volevo... perché Carmelina ha parlato anche di formazione ai medici, giusto? E ti dico che so per certo che alle università sono nate i primi corsi di cure palliative. Nel corso di formazione di laurea in medicina e chirurgia, già da un paio d'anni, e sono già attivi i corsi di specializzazione in cure palliative. Quando parliamo di medici palliativisti, che Don Antonio ha definito nella qualità, in molte delle dimensioni che deve avere il medico palliativista, devo dire che non c'è una scuola di specializzazione per medico palliativista. Quindi il medico palliativista è un medico che si dedica. E come succede in medicina, per alcuni aspetti, soprattutto in ambito di cure palliative, non c'è una necessità di dover esibire una qualifica specifica in corso in cure palliative o in medicina palliativa, che a volte è una branca dell'anestesia, è una branca della terapia del dolore, ma non è codificata come scuola ben strutturata. Però si sta già avviando un dialogo con le università per, diciamo, aprire percorsi di questo tipo. Aggiungo un'altra cosa, perché tu hai anche Rosetta ha stuzzicato un po' questo aspetto. E noi non siamo preparati nel corso di laurea a parlare con i familiari. Nessuno ci dice come dobbiamo approcciarci psicologicamente, non sto dicendo dal punto di vista tecnico, psicologicamente ai familiari, al malato. Immagino gli oncologi che devono comunicare una malattia oncologica maligna, è quasi la comunicazione che non c'è a 3 mesi di vita. Io sfido chiunque di voi nei panni di un medico a dire a un malato c'è 3 mesi di vita e poi subito dopo andare a casa e vivere tranquillamente. Se ha un cuore, voglio dire, se ha un po' di empatia, se si lascia trascinare da un po' di empatia. E quindi noi non siamo formati a parlare con le persone, quindi tutto attiene alla nostra sensibilità, alla nostra educazione personale, alla nostra educazione professionale e al rapporto che costruiamo con la nostra equipe di lavoro.
perché quello è anche fondamentale. Se io parlo in un modo e poi arriva un collega e parla in un altro modo, io, cioè, capite, al di là di chi parla prima e di chi parla dopo, io sto dicendo, no? Perché ognuno ha una sensibilità specifica per comunicare con le persone. E quindi è chiaro che la comunicazione deve essere una comunicazione ufficiale, non deve essere una comunicazione personale, però non siamo formati a questo. Quindi molte volte un po' di quello che è la considerazione che si ha della medicina oggi passa anche da questo, cioè passa anche dall'incapacità di dare una comunicazione efficace, precisa, fatta di poche parole, giuste, a cui noi non siamo formati. E quindi corriamo nel pericolo di, diciamo una cosa che magari vorremmo dire in un altro senso, viene percepita da chi si legge su Google la diagnosi di terapia, diagnosi e trattamenti, allora dice, ma io sapevo, io ho letto, mi hanno detto. Capite? Quindi c'è anche da considerare che, come ha detto Don Antonio, che anche i curanti vanno aiutati. Lo chiediamo noi che siamo medici, ma non che dobbiamo essere curati. Ma lo dico anche semplicemente, l'hospice di Cassano, Don Antonio, l'unico hospice pubblico della regione Calabria, non ha lo psicologo. Ospedali calabresi, Don Antonio, forse qualche ospedale maxi di queste grandi città metropolitane ce l'avrà, ma lo psicologo negli ospedaletti non c'è. A Cosenza non c'è lo psicologo. All'Annunziata no. Quindi, ma nemmeno al Gomma. Quindi chi dei sanitari incorre nel pericolo di burnout, a chi si rivolge? All'amico? Al privato, psicologo privato? Al CERT? A chi deve rivolgersi? Non lo sappiamo neanche noi. Mi capite? Quindi c'è una cattiva attenzione, diciamo solo questo, una cattiva attenzione alla cura dei curanti. Ok, Mimmo vuole dire una parola. Allora, Mimmo Graziano, direttore dell'ufficio dello sviluppo integrale della diocesi di Cassano. No, ma c'ha tanti appellativi, volevo partire da lui. Non posso ringraziare per la lezione perché non sono arrivato in ritardo e non l'ho ascoltata. Vabbè, te la posso fare anche privatamente. Però sì, siccome sto venendo da Cassano, e stamattina ho incontrato il vescovo proprio per motivi di uffici, gli porto i saluti perché sapeva e quindi, come dire, ha effettuato delle considerazioni su questo argomento. Poi ha parlato degli uffici, ha parlato di come si possono integrare le attività dei vari uffici. Parto da questo per dire a Vincenzo Stivale, che è una persona a cui sono molto legato e a cui voglio bene, per il rigore mentale con cui affronta questi argomenti, per la passione con cui esercita e per l'umanità che lo distingue, perché è una persona che ho sperimentato. Parto per dirgli grazie per quanto è stato realizzato fino adesso e poi per le suggestioni che le persone che hanno parlato, da Rosetta alla dottoressa Cortese, come dire, mi hanno suscitato. Perché stamani, diciamo, al di là della lezione, si è parlato del curato e si è parlato di chi cura, quindi si è parlato delle persone. Si parla di queste persone in una condizione della medicina, che è quella che è e che conosciamo tutti. Che cosa voglio dire? Io spero che Vincenzo Stivala, che ha iniziato questo percorso, lo arricchisca ancora e lo continui. Io come cittadino, come persona, come cristiano, come direttore dell'ufficio, dico a Vincenzo, grazie per questa cosa che fai,
e poi tento anche di aggiungere qualcos'altro perché le persone vanno supportate. E quindi, come dire, voglio offrire a Vincenzo anche un'idea per dire l'anno prossimo, quando si continua con le lezioni, si può pensare a qualcosa che metta le medicine a confronto, arricchisca l'arte medica, perché noi in fondo fra qualche anno saremo 10 miliardi di persone. E quindi noi abbiamo un modello di cura che è occidentale, con le nostre cure, con le nostre terapie, con i nostri ospedali. Poi ci sono altri paesi in via di sviluppo, c'è l'India, c'è la Cina. Queste persone, la medicina, come la vivono, come la applicano, come curano. E quindi, come dire, tentare di pensare anche a questi aspetti senza preconcetti e senza chiusure. Perché, come dire, fare scienza significa non aver paura anche di altre considerazioni. Perché noi, io ho conosciuto un po' di anni fa un medico, monaco col cappuccino, che vive in Brasile, il quale aveva scritto un libro, io sto libro l'avevo letto, e giustamente lui faceva un discorso: voi in Occidente si cura così, le terapie costano tanto, e voi siete più ricchi e lo potete fare. E nel blocco dei paesi dell'America del Sud questa cosa non accade, ci dobbiamo curare diversamente. Allora stimolo l'amico a farci un ragionamento per il prosieguo di questa bellissima attività. E dopodiché stamattina il vescovo ha detto pure un'altra cosa: tentiamo di integrare anche le attività degli uffici per vedere quali tratti comuni ci sono. Io per esempio l'ufficio che in qualche maniera tento di curare è l'ufficio dello sviluppo integrale, lavoro e sviluppo, pace e giustizia. Abbiamo aggiunto la parola adesso cura e dignità della persona. Tentiamo di capire quanto la dignità della persona possa entrare nei discorsi della medicina, perché in questo territorio, quando la persona va al pronto soccorso e il familiare aspetta 10-12 ore, e le informazioni non le dà il medico, e le dà il vigilante, e non ho capito che cos'è una sanità militarizzata. E giustamente, ma che ci vuole, no? Che esca il medico, o forse uno psicologo, o forse un assistente sociale. Quindi questo pezzo, diciamo, di organizzazione della medicina al servizio della persona, al servizio del cittadino. E io credo che vada un attimino ripensato. È un aspetto su cui invito Vincenzo a fare un ragionamento. Così come credo che noi non dobbiamo essere soltanto uditori. Cioè noi siamo abituati a partecipare alla democrazia osservando ciò che fanno gli altri. Il problema, ma noi di nostro, rispetto alle scelte, quanto ci mettiamo pure a dire sì, no, siamo d'accordo e non siamo d'accordo? Perché purtroppo sul territorio viviamo una sanità che è quella che è. Ecco, io, come dire, pregherei Vincenzo, per quanto gli è possibile, come direttore di questo ufficio, ma come adesso anche rappresentante regionale, di, per come può, perché poi Vincenzo è da solo alla fine, di cominciare ad affrontare anche ragionamenti di sto tipo. Cioè, Don Martello, se la sanità non funziona, dobbiamo dire che non funziona. Non cerchiamo i colpevoli, cerchiamo di capire come si riesce a cambiare un orientamento che è quello che è. E, ad Antieri, vi chiedo scusa, qui al laboratorio di analisi, non funzionava il sistema informatico. Quindi praticamente la mattinata alle 11 è venuto un infermiere, giustamente ognuno è arrabbiato perché ognuno ha le sue ragioni, ve ne potete andare. Ma vi chiedo scusa un attimo, dobbiamo aspettare 11, ma non potevamo incontrarci un attimo prima, non poteva venire qualcuno. Oppure la signora gli danno la provetta, le analisi delle 24 ore non le aveva prese bene. Dice vada in bagno. Benissimo, giustamente la signora va in bagno, dice ma bagno uomo e donna insieme, ma dietro la porta del bagno, lì dove la persona è dovuta andare, non c'è bicchiere esterno, è arrivata un'altra. Cioè, ora dico, è ovvio, non voglio cercare, non cerchiamo i colpevoli, cerchiamo le cooperazioni, è diverso, ma pure questi sono pezzi di sanità che ci guardano. Per cui, ecco, la proposta è questa, dice. Quanto più è possibile ed è più giusto fare, fallo dentro questa attività, solo questo.
Grazie, grazie mille. Allora, oggi più che mai sono frequenti gli incontri di discussione, incontri formativi, incontri di dibattito pubblico, in cui si pone la domanda: aumento della povertà, spesa sanitaria alle stelle, risorse per la sanità pubblica sempre più scarse, io parlo a livello nazionale, poi figurati spalmate poi nelle regioni. Allora aumentano le solitudini assistenziali, e quindi quando si parla di solitudini assistenziali ci si pone la diagnosi, solitudini assistenziali, ma poi la terapia, che cosa si può fare. Ora, è passato in sordina, ma già dal 2014 si parla di umanizzazione delle cure, con un atto ufficiale sottoscritto da Ministero della Salute e Agenas, Patto della Salute 2014, anno 2014-2020. Si parla di umanizzazione delle cure, non vuol dire qualcosa che attiene esclusivamente alla sfera personale, cioè io sono più umano, diciamo, e metto il paziente al centro. Ma umanizzazione delle cure vuol dire quello che tu hai detto: mettere il chiavistello dietro la porta, consentire a chi prenota al CUP di non andare necessariamente in un unico ufficio, andare in farmacia, andare a un tabacchino, e poter prenotare gli esami direttamente in luoghi dove non sono affollati del baffafile, mi capisci? Però questo purtroppo, quando si fanno le proposte, mancano poi i decreti attuativi, no? Quando si parla di leggi, manca il mettere in esecuzione quello di cui auspichiamo il cambiamento. Di fatto questo è in atto questo cambiamento, ma non è arrivato forse a Castrovillari, forse sarà arrivato a Cosenza o a Roma o a Milano, però a Castrovillari c'è difficoltà che arrivi, per una questione, non lo so qual è il motivo, però è bene dirle certe cose, perché vedi, non se ne parla, si parla sì di umanizzazione delle cure, ma la si intende come una proposta che la Chiesa fa al mondo sanitario, no, in realtà è partita dalla politica, quando il concetto dell'umanizzazione delle cure, la Chiesa ora lo sta un po' più galoppando, no? lo sta prendendo no? in considerazione in maniera più attiva. Speriamo che possiamo andare avanti, ci poniamo anche questa questione, questo dubbio, questa domanda. Io ce la metto tutta rispetto al tuo suggerimento. Don Antonio. Ma io volevo dire questo. È sotto gli occhi di tutti che il nostro sistema sanitario nazionale è il migliore. È migliore. Non esclude nessuno. C'è una inclusione che altri sistemi sanitari non hanno. Il diritto alle cure di tutti. E nel momento in cui questo sistema sanitario nazionale deve essere, come dire, messo alla prova, che non funziona. Perché noi carissimi non siamo tutti uguali, noi calabresi non siamo come i veneti non sono come i liguri, ognuno ha una sua realtà. Il nostro sistema nazionale si inceppa nel momento in cui va nelle regioni, non tutte le regioni sono e vivono allo stesso modo l'unico sistema regionale. Un esempio banalissimo: se io vado a Milano in un qualsiasi centro, nome, cognome e codice fiscale, mi trovano,
il sistema sanitario, no? Nazionale. Se uno di Milano viene in Calabria, nome, cognome e codice fiscale, o lo trovano, perché è arrivata al pallino la comunicazione. Cioè, da che cosa dipende? Dipende dal sistema o dipende dal modo con cui noi impiantiamo il sistema? Da entrambe le cose. Allora, stiamo attenti che te tante volte, se io vado nel bagno pubblico di un reparto e lo scasso, lo rompo, avanti. Insomma, spiego. Oppure, tante cose dipendono anche dalla nostra cultura sanitaria, dalla nostra cultura sanitaria. Per cui, noi vogliamo sempre il tutto e subito, ma se tu c'hai un mal di testa non devi andare al pronto soccorso. Se vai al pronto soccorso ci passerai 12, 13, 15 ore di attesa, ma va dove un medico tu? Va dal medico della guardia medica, ma non al pronto soccorso. Cioè spesso e volentieri noi per alcune prestazioni affolliamo perché abbiamo ospedalizzato tutta la sanità e il territorio. Invece dobbiamo aumentare la sanità territoriale e ospedalizzare di meno. Ecco. Certi approcci con l'ospedale è emergenza, non è cura, la cura è domiciliare o altri tipi di strutture. Il paziente che ha finito l'emergenza se ne deve andare, magari continuerà la riabilitazione in un'altra struttura dove poi non c'è più bisogno di ospedale, ma la nostra è una medicina alberghiera. Beh. E il dottor tenete manco gli ornei giù, insomma. E così no, anch'io faccio certe prove, il dottor, chi sarà a casa non tiene nessuno. Tienela qua un giorno in più che magari elaboriamo qualcosa per sistemarla bene. Anch'io faccio certe cose, l'ho fatto. Ma perché no? Sul territorio non c'è nulla, capito? Noi ci dobbiamo aumentare. Per cui cosa succede? Succede che c'è un sistema nazionale fatto bene, non è che è fatto male, è inclusivo, veramente non esclude nessuno. La medicina, il sistema sanitario nazionale è migranti, c'è che non vengono trattati bene, non è fatto vero, hanno delle corsie preferenziali che noi italiani non abbiamo. E che l'approccio tra un bulgaro, scusate, sto dicendo, uno della Cecoslovacchia, uno del Ghana, al sistema sanitario con un europeo, è diverso, è molto diverso. No? Le mamme africane incinte che passano dal consultorio in guerra, l'ecografia, ma sarà per l'uguaglione. Sciocchezze per dire che l'approccio è diverso, e questo approccio diverso non permette. Poi ci sono i disservizi che nascono da che cosa? Dall'organizzazione, da come viene organizzato un servizio che poi magari non viene realizzato. E qui c'entra che cosa? Chi è il gestore di questi servizi? Ha il compito di organizzare questi servizi. Ecco. I migliori politici della Calabria non si fanno operare in Calabria. I migliori. Come tu. E poi se fai tu, lo faccio pure io, no? E poi tu parli la mobilità passiva. Stiamo attenti.
cioè la ricerca, no? La ricerca di un servizio migliore, da dove nasce? Nasce anche da questo. Come io conosco quello, conosco un parente, amico, riesco ad arrivare in qualche posto tramite giri che anche io faccio così, e ci dono, cioè, potremmo arrivare al bambino Gesù, potremmo arrivare là, no, ma noi abbiamo eccellenze come persone in Calabria, forse non le abbiamo come strutture, ma ce l'abbiamo i medici, ce l'abbiamo, che magari non sono messi in condizione di dare il meglio di se stessi. Se non l'avete capito, forse l'avete capito adesso, io difenderò sempre la categoria dei sanitari. Magari non difenderò la sanità su quello, ma difenderò sempre i lavoratori e gli operai della sanità. Perché con insufficienza, con mancanza di mezzi, riescono a realizzare tante di quelle cose buone. E come lo fanno? Lo fanno con sacrificio e con volontà. Roberto Zappone, che c'ha e guida un reparto di oncologia pediatrica, è all'avanguardia, ma fa turni stramaledetto, non si deve mai, sempre in quel laboratorio, perché non è sostituibile, in quanto non c'è l'alternativa di un altro, di un altro ancora. Ce l'abbiamo? Cari amici, cercateli questi medici in Calabria, bravi, bravissimi, ecco. E non lasciateli, come dire, prendere da questa sfiducia totale, perché con la sfiducia totale la Calabria non risorgerà mai. Con la sfiducia totale lì siamo e lì peggioriamo, non che miglioriamo, ecco. Allora le culture diverse non permettono di affrontare la stessa, ecco, prestazione sanitaria. L'altro giorno io sono andato per un'informazione al centro della differenziata, non avevo capito bene alcune cose, poi c'era l'app, non avevo l'app, se lo sapevo lo cercavo sull'app, mentre c'era una persona che stava, si stava mangiando anche la signorina. Quelle signore, voglio, ma guarda che noi non siamo competenti in questa cosa, andate là, vi danno i numeri, no, quello se la voleva mangiare. Io pago le tasse, e siccome pago le tasse, ma hai girato, tu paghi le tasse. Ma se ti ho visto la Caritas l'altro giorno, e tu paghi le tasse, attenzione, il tutto è subito, porta a che cosa? Porta a una cultura dove i medici vengono picchiati, malmenati nel pronto soccorso, i medici di guardia medica vengono anche sparati nelle solitudini dei borghi. Il medico è a rischio. E perché è a rischio? È a rischio perché c'è una cultura del tutto e subito. Quindi stiamo attenti, noi siamo i primi, noi che crediamo in certi valori siamo i primi a impiantare un modello di approccio alla sanità più vero, più realistico, più, no? Inefficienze, cioè, si parla sempre di mala sanità, ma perché non parliamo pure di buona sanità? Più notizia la cattiva. Parliamo anche di quelle realtà buone che ci sono, che insomma ci aiutano a migliorare e a migliorare bene. Io penso questo, la Corsia
è un luogo di civiltà. Non è solo un luogo medico. La corsia è il luogo della civiltà e della nostra civiltà. Lì si consuma della carta d'identità del nostro essere una società civile. Dove? Nella corsia. Grazie a te. Io ringrazio, vabbè, qualcun altro la ultima domanda se volete, se no ci facciamo la foto e ce la diamo. Grazie. Ci vuole la foto? Sì. Certo. Grazie, la faccio io. Grazie. Ringraziamo Don Antonio Martello, grazie per la pacatezza, la profondità delle cose dette. Non sono dette per erudirci, sono dette per convertirci, io dico. Convertirci, dico bene, Dario? Sì, convertirci, perché noi siamo abituati a un modo di fare. Don Antonio Martello in qualche modo ci apre il cuore per comportarci in una maniera più olistica, complessiva, in cui si guarda non solo all'io che ha bisogno di alcune esigenze, ma ci apre alle esigenze di qualcun altro, mentre operiamo, mentre stiamo vicini, mentre curiamo, mentre diventiamo operatori di servizio, operatori di cura, ok? Quindi ringrazio voi per la pazienza, per essere stati qui fino a quest'ora e vi rimando. Siamo con 5 minuti di anticipo. Però io, rispettando le tue richieste, io sono partito 5 minuti di anticipo.